Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore Gesù, ti preghiamo, manda il tuo Santo Spirito e guidaci nell'ascolto della tua parola, rivelandoci quello che la tua parola contiene e vuole annunciare a tutti. Signore Gesù, quello che è venuto tanti anni fa è per noi oggi, è perché noi potessimo scoprire il Dio infinito e potente che ci ha creati e che guida la nostra esistenza. Rivelaci la tua parola col potere del tuo Spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Benissimo. Capitolo 4 del libro della Genesi. Abbiamo visto per sommi capi Artista in realtà della caduta, capitolo 3 della Genesi, quindi il progetto meraviglioso, perfetto, potente di Dio è stato inficiato in maniera gravissima dal peccato, il peccato l'abbiamo fatto noi, uomini, però sotto inganno dello spirito del male. E il peccato ha rovinato tutto. A livello spirituale ha distrutto la fede, la speranza e la carità in Dio. A livello fisico ha distrutto la salute dei corpi di Adamo ed Eva, per cui sono venute fuori le malattie e poi la morte del corpo fisica. A livello della natura è venuto fuori, in fisica si chiama entropia, che la natura va in un processo di decomposizione, di disordine crescente, e non si può tornare indietro in questo processo. Per cui tutti, anime, corpi e mondo materiale, tutti abbiamo bisogno della salvezza di Dio che ci tolga fuori da questo stato di peccato e di morte conseguente al peccato originale. Capitolo 8 delle Lettere ai Romani, San Paolo dice che anche creato stesso tutto l'universo soffre gemendo come una donna che ha le doglie del parto nell'attesa della rivelazione dei figli di Dio, perché anche il creato desidera essere salvato come tutti quanti noi. E quando parliamo di creato parliamo di animali, piante e cose, finalmente la terra, sistema solare e tutto l'universo con tutti i suoi miliardi e miliardi e miliardi di stelle e costellazioni, tutto. Allora nessuno che viene al mondo nasce nella situazione di prima del peccato. Ogni bambino concepito, questo dice bene Davide, per esempio nel Salmo 50, dice nasce nel peccato, col peccato originale addosso. E quindi pur essendo un bambino innocente, perché non ha conosciuto e non ha fatto mai niente di brutto, però ha una tendenza al male, così, proprio di natura, cioè ce lo ha dalla nascita. E la salute è lo stesso, fisica è una cosa che appartiene a poche persone, molti nascono con salute fragili o malati e cose di questo genere. Quindi ecco perché si fa subito il battesimo, perché il bambino si è liberato dal peccato originale e comincia attraverso lo Spirito Santo a manifestare la sua attrazione a Dio, e che lo Spirito di Dio lavori anche sui corpi malati. Ecco, questo allora è a grandi passi quello che abbiamo visto con la caduta nell'ultima catechesi. Oggi vediamo che Caino e Abele, cioè o meglio dalla coppia da Medeva nascono dei figli, e come si comportano questi figli? Sono figli che sono nati non da una coppia senza peccato, ma da una coppia caduta in peccato. Che cosa succede?
Leggiamo il testo, capitolo 4, la prima parte, versetti 1-16. Adamo conobbe Eva sua moglie, che concepì e partorì Caino, e disse: ho acquistato un uomo grazie al Signore. Poi partorì ancora Abele, suo fratello. Ora Abele era pastore di greggi, mentre Caino era lavoratore del suolo. Trascorso del tempo, Caino presentò frutti del suolo come offerta al Signore, mentre Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: perché sei irritato e perché hai abbattuto il tuo volto? Se agisci bene non dovresti forse tenerlo alto, ma se non agisci bene il peccato è accovacciato alla tua porta, verso di te è il suo istinto, e tu lo dominerai. Caino parlò al fratello Abele. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore Dio disse a Caino: dov'è Abele tuo fratello? Egli rispose: non lo so, sono forse io custode di mio fratello? Riprese: che hai fatto? La voce del sangue del tuo fratello grida a me dal suolo. Ora sii maledetto, lontano dal suolo, che ha aperto la bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti. Ramingo e fuggiasco sarai sulla terra. Disse Caino al Signore: troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono. Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e dovrò nascondermi lontano da te. Io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi ucciderà. Ma il Signore gli disse: ebbene, chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta 7 volte. Il Signore impose a Caino un segno perché nessuno incontrandolo lo colpisse. Caino si allontanò dal Signore e abitò nella regione di Nod, a oriente di Eden. Permettetemi di allungare ancora un pochino questo brano e leggere qualche altro versetto che dice così. Ora Caino conobbe sua moglie, mentre nel linguaggio ebraico conoscere non significa incontrare una persona e scambiarci un saluto. Conoscere significa avere un rapporto sessuale con una persona. Per questo la Madonna disse all'angelo: io non conosco uomo. Gli uomini ne conosceva, ma non aveva mai letto con nessuno. Quindi questo è il modo ebraico di concepire questa parola. Conobbe sua moglie, che concepì e partorì Enoch. Poi divenne costruttore di una città che chiamò Enoch dal nome del figlio. Ad Enoch nacque Irad. Irad generò Mekulaiel. Mekuyael generò Metusael. Metusael generò Lamech. Lamech si prese 2 mogli, una chiamata Ada e l'altra chiamata Silla. Ada partorì Yabal. Egli fu il padre di quanti abitano tutte le tende presso il bestiame. Il fratello di questi si chiamava Yubal. Egli fu il padre di tutti i suonatori di cetra e di flauto. Silla a sua volta partorì Tubacain, il fabbro, padre di quanti lavorano il bronzo e il ferro. La sorella di Tubacain fu Naamà. Lamech disse alle mogli: Ada e Silla, ascoltate la mia voce. Mogli di Lamech, porgete orecchio al mio dire. Ho ucciso un uomo per una mia scalfittura e un ragazzo per un mio livido. 7 volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 70 volte, Lamech 77. Bene. Allora, scusate, finiamo proprio questo capitolo, così facciamo tutto quanto. I primi figli di Adamo ed Eva, Caino prima e Abele poi. Abbiamo letto la discendenza di Caino. Adamo ed Eva, versetto 25, che cosa succede a loro? Adamo di nuovo conobbe sua moglie, che partorì un figlio e lo chiamò Set, perché disse: Dio mi ha concesso un'altra discendente al posto di Abele.
poiché Caino l'ha ucciso. Anche a Sette nacque un figlio che chiamò Enos. A quel tempo si cominciò a invocare il Signore, che significa che prima ha fatto nessuno. Vedete quindi che continuazione. Quindi, la storia di Caino e di Abele, cerchiamo di entrare bene dentro questa storia e vediamo se questa storia non è una chiave di lettura anche per i nostri tempi, per noi stessi e per i nostri tempi. Dunque, Caino, primo figlio, primo genito, fratello maggiore, Abele, fratello minore, Caino, agricoltore, Abele, pastore. Vedete, Caino e Abele erano credenti in Dio o no? Erano religiosi o no? Dice il versetto 3, Caino presentò frutti del suolo come offerta al Signore e Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge il loro grasso. Erano religiosi o no? Sì. E che tipo di rapporto con Dio c'era a quei tempi in cui siamo agli inizi? L'offerta del proprio lavoro. Caino agricoltore offre a Dio, non so, mettiamo un sacco di grano, un sacco di fagioli, prodotti del suolo da lui coltivato, e Abele presenta a Dio degli animali. Ma presentare il cristiano, mica fargli vedere, oh, questa è la mia pecora, questo è il mio bue. Non in quel senso. Offrirli significava che loro se ne privavano, in che modo? Bruciandoli, in modo che scomparissero. Quindi se c'era, mettiamo un sacco di grano, quello era messo sopra la birra, veniva mandato fuoco, bruciava, il fumo di quel grano bruciato che saliva a Dio doveva significare che chi offriva quel sacrificio intendeva dare onore a Dio, dargli lode, riconoscere che Dio esiste, che Lui ha il primato sulla nostra esistenza. Ecco, allora, offrire una parte del raccolto, offrire una parte del gregge, indicava questa volontà da parte di chi offriva di riconoscere Dio, la sua grandezza, di esercitare un culto, un qualcosa che ci mette in comunione con Dio, un qualcosa dove gli diamo onore, riconosciamo la sua grandezza. Oggi nessuno farebbe così. Un contadino non va in parrocchia, porta un sacco di grano, questo viene bruciato, si adora in un altro modo. E c'è tutto motivo per cui è così e non cos'ha. Però quello era quello che si faceva a quei tempi. Quindi tutti e due, Caino e Abele, sono religiosi. Perché dice la Bibbia che il Signore gradì Abele la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta? Per quale motivo? C'è una piccola parola che mette luce questa cosa. Quando Abele offre i primogeniti del suo gregge, offre il gregge i primogeniti, offre i primogeniti con il loro grasso. Qui ci viene incontro la mentalità contadina. Quando un tempo il maiale, se tutti ammazzavano i maiali, erano contadini di qualche genere, se c'erano quattro dita di grasso sul prosciutto, era una cosa bella o brutta? Bella. Accidenti. Oggi se ci stanno quattro dita di grasso sul prosciutto, oddio che schifo, lì sul piatto, il colesterolo, poi le ragazzine per pure ingrassare staccano tutto fino all'ultimo filetto per non ingrassare. Invece prima il grasso era la parte più buona. Si mangiava, era il maiale grasso, era proprio
riuscito bene. Allora, offrire carni grasse era meglio o peggio di offrire carni magre? Era dare la carne migliore. Allora, Abele ha preso i primogeniti delle bestiame e di questi le carni grasse. Lui ha offerto a Dio il meglio del meglio che ci aveva. Caino no. Allora, nel cuore di Caino verso di Dio, sì, quello a Dio si deve dare, ma non c'era tutta questa contentezza, questa attenzione, questa volontà di dare il meglio a Dio. Lo faceva, ma c'è stato pure qualche scarto in mezzo che non gli serviva, non gli poteva mangiare. Invece Abele, a Dio gli dà il massimo del massimo. Quindi per Abele Dio è veramente il numero uno, è veramente il più grande, è veramente l'unico, è veramente colui che merita il massimo che una persona può fare e può dare. Allora Dio, che guarda prima del gesto l'intenzione con cui uno compie il gesto, è vero che è così? Il gesto acquista valore a seconda dell'intenzione con cui è fatto. Se vieni a dare la carità, io dico 10 euro, ditti questo, ma vatti via subito, non potete fare di più. Cioè, per togliermi un incomodo, quella carità vale qualche cosa? La persona sì riceve 10 euro, ma dentro questi 10 euro non c'è un atto di amore, c'è un rifiuto, c'è una repulsione, c'è un messaggio, magari non detto con parole, ma espresso col pensiero: non ti fa vedere più qua, lasciami in pace, non mi rompere le scatole. Allora dietro quel gesto non c'è un atto di amore, quel gesto non è carità. Invece se uno dice: guarda, tieni questo, vatti a mangiare qualche cosa, dai, oggi è un bel giorno, subito ti aiuto io. Se in quel gesto, in quelle stesse 10 euro, c'è da parte di chi offre un atto di amore verso chi li riceve, quel gesto è un atto di carità. Allora, il gesto di Caino non aveva dentro di sé quel culto, quell'amore verso di Dio per cui potesse Dio, che sa bene come stanno le cose, Dio che guarda dentro prima che fuori, vede che il gesto di Caino non è per niente un bel gesto nei suoi confronti, gli manca la carica interiore, quella offerta lì non la gradisce. E gradisce invece quella di Abele, perché nel dandogli il meglio del meglio, Abele esprime tutta la sua considerazione verso di Dio. Allora, che cosa succede? Una volta che questi adempimenti sono compiuti, una volta che si vede che Abele è gradito a Dio e Caino no, Abele è contento, Caino non è contento. E la storia non finisce lì, perché Caino diventa arrabbiato, dice: perché a me Dio non mi ha gradito come mio fratello più piccolo? Poi lui è più grande, figurati, deve essere più considerato. È arrabbiato di questo, perché secondo lui, lui non ha sbagliato. È stato Dio che è stato ingiusto. E si arrabbia. Questa cosa di non sapere riconoscere il proprio errore, questa è una delle cose, delle piaghe più tremende della nostra società. Sì o no? Non saper riconoscere i propri errori. La superbia, l'orgoglio impediscono a noi di riconoscere l'errore,
Se uno ragazzo prende 4 a scuola, non è perché ha fatto male il compito, è perché è il professore che ce l'ha contro di lui. Questa è la storia. E quindi il padre che per orgoglio suo figlio non può prendere 4, non gli tira le orecchie, gli studia e se non ce la fai ti aiuto, qualche cosa facciamo perché tu possa recuperare, e dice no, mettiamoci in mezzo l'avvocato, facciamo causa a questo professore che ce l'ha contro di te. Quindi si va a costruire una montagna di cose inutili, false, che non c'entrano niente con la questione, perché l'unica questione è che il ragazzo studi meglio e non prende più 4, prende a sufficienza un bel voto. E così su tutto il resto. Chi è che sa riconoscere il proprio errore? In campo politico, fino a pochi decenni fa, l'Italia era la 4ª potente industriale del mondo. Adesso siamo precipitati all'infinito, anche poi col fatto d'Europa che doveva essere il rovescio, ci doveva alzare ancora di più. Chi è che si prende la responsabilità, che riconosce di aver sbagliato a fare qualche scelta politica sbagliata? C'è qualcuno che... Hanno tutti fatto bene e la colpa è dell'opposizione. Nessuno riconosce un proprio errore. E come ci è arrivata l'Italia così in bassa? Chi ce l'ha portata? Così in campo religioso, in campo ecclesiale, è così in tutto. Dato che il peccato sovrasta sulla verità, nessuno sa riconoscere il proprio errore e invece di reagire in positivo, cioè correggendosi, ce la si prende col superiore e con quell'altro che ha fatto bene. Caino ne fu molto irritato, si arrabbiato con Dio, si arrabbiato col fratello. Il Signore cerca di correggerla, perché se uno sbaglia Dio non ti lascia, cerca di metterti sulla via giusta. Caino, perché sei irritato? Perché hai battuto il tuo volto? Se dici bene dovresti avere il volto alto, ma come poteva tenere il volto alto che stava arrabbiato con Dio? L'abbassava, non voleva manco vedere, non alzava gli occhi al cielo. Ma se non agisci bene, il peccato è cominciato alla tua porta, stato attento verso di te il suo istinto, e tu lo dovevi dominare. Non devi farti dominare, ma devi dominare tu. E allora verso di Dio arrabbiato, verso il fratello Abele, come possiamo definire quello che sente Caino nei suoi confronti? Ecco, ad esempio possiamo dire con la parola della invidia, dove per invidia si intende che cosa? Che siccome il fratello ha fatto una cosa più alta, più qualificata di lui, la reazione di Caino, ripeto, se Caino fosse stato umile avrebbe detto: ma che ho fatto? Quello ha fatto meglio di me, fammi capire dov'è il mio errore, così faccio anch'io bene come ha fatto lui. Non è stata questa la reazione, è stata: perché lui ha fatto bene e io no? Lui è mio fratello minore, io devo essere riconosciuto e lui sotto di me. La reazione è stata quella di desiderare che la cosa fatta da Abele così buona fosse squalificata, fosse abbassata, fosse distrutta, perché doveva emergere lui e non il fratello Abele, che è più piccolo. Quindi lui ha sperimentato l'invidia: perché quello sì e io no? Perché lui più in alto, io più in basso. Deve stare in basso dove sto io. Quello che ha fatto lui deve stare qui, giù, distrutto. L'invidia, per chi si ricorda il vecchio catechismo, è uno dei 7 vizi capitali. E i vizi capitali sono le categorie di peccati più brutti che ci sono. L'invidia, dal punto di vista spirituale, è uno spirito
è uno dei demoni più brutti che ci sono e più potenti nel male che esistono, che prende dentro la persona, e spesso chi nutre l'invidia non si accorge di qual è l'origine di quello che sente dentro se stesso. Se se ne rendesse conto, non cederebbe assolutamente alla tentazione di essere invidioso, e fa nascere il desiderio di distruggere l'altro. Che succede infatti? Caino, con un trucco, facendo finta di niente, attira in campagna Abele e lì lo ammazza. Omicidio. Se Dio si domanda, ma Abele che cosa ha fatto contro di Caino per essere ammazzato? Hai preso a botte, gli avevi rubato i soldi, aveva bruciato la casa? No. Abele si era sempre e solo comportato bene con Caino. Perché Caino l'ha ammazzato? Senza ragione. Non esiste una motivazione logica che giustifichi il comportamento di Caino nei confronti di Abele. Noi siamo abituati all'occhio per occhio, dente per dente. Se tu mi sputi, io ti sputo. Se tu mi dici un insulto, io te ne dico un altro. Se tu mi dai un cazzotto, io te ne do un altro. E facciamo la rissa. Ma qui non c'è manco questo. Non c'è una reazione negativa da parte di Abele verso di Caino. Caino fa tutto da solo. Ma il risultato è che l'ammazza. Il male più grande possibile gli fa. Allora vedete ancora una volta, perché l'empio perseguita il giusto? Non c'è motivo. Profezia del profeta Isaia: mi hanno perseguitato senza ragione. Abele comincia ad essere una prefigurazione di Gesù Cristo e diventa il primo martirizzato innocente. Torno a dire allora ancora una volta: nessuno si deve stupire se all'improvviso scopre di avere dei nemici che non è che ti mandano in quel paese quelle parole, no, ti vogliono morto. Devi morire, non ci deve essere più sulla faccia della terra. Deve essere distrutto a terra, striciare come un verme. E questa cattiveria senza motivo. In Caino si è generato tutto questo processo da solo, senza che Abele abbia lavorato perché venisse fuori, emergesse questa cattiveria mortale nei suoi confronti. Questa è una grande chiave di lettura, e quanto è importante. Questa è la storia che è avvenuta a Gesù Cristo, ed è quello che verrà a tutti coloro che credono in Lui, che seguono la sua strada, che farò del bene. Invece non diceva del bene, dal bene fatto agli altri, dicevamo cattiveria mortale, senza motivo. Senza nessun motivo. Senza aver fatto danno o cattiveria verbale, materiale a nessuno. Vediamo ancora qualche aspetto di questa storia per approfondire alcuni punti. Abele offre a Dio i primogeniti del bestiame con la parte grassa, la parte migliore. Caino no. Vedete, offrire una parte del frutto del proprio lavoro a Dio nel popolo ebraico diventò la cosiddetta decima. Gli ebrei si dovevano volontariamente autotassare e dare la decima a Dio, presentandola al Tempio attraverso i sacrifici. La decima dei frutti della terra, la decima del bestiame, la decima del proprio lavoro.
Finché il popolo di Israele ha fatto la decima, ha sperimentato la benedizione divina. Quando, sto parlando del campo lavorativo, quando ha smesso di fare questa, non ha sperimentata più. Dico una cosa, adesso leggiamo, profeta Malachia, l'ultimo dei profeti dell'Antico Testamento, e vediamo questo fatto della decima. Capitolo 3 del profeta Malachia, la Bibbia lo trovi, dice così dal versetto 6 in poi: io sono il Signore e non cambio, voi figli di Giacobbe non siete ancora al termine, fin dai tempi dei vostri padri vi siete allontanati dai miei precetti, non li avete osservati, tornate a me, tornerò a voi, dice il Signore degli eserciti. Ma voi dite: come dobbiamo tornare? Può un uomo frodare Dio? Apparentemente impossibile, no? Dice Dio: eppure voi mi frodate, e andate dicendo: come ti abbiamo frodato? Mi frodate nelle decime e nelle primizie. Siete già stati colpiti dalla maledizione, e ancora andate frodandomi, voi nazione tutta. Portate le decime intere nel tesoro del Tempio, perché ci sia cibo nella mia casa. Poi mettetemi pure alla prova in questo, dice il Signore degli eserciti, se io non vi aprirò le cataratte del cielo e non vi verserò su di voi le benedizioni sovrabbondanti, terrò indietro gli insetti divoratori perché non vi distruggano i frutti della terra e la vite non si estenda nel campo, dice il Signore degli eserciti. Felicità vi diranno tutte le genti, felici vi diranno tutte le genti, perché sarete una terra di delizie, dice il Signore degli eserciti. La decima, la primizia la vediamo dopo, era proprio la decima delle proprie entrate. Vedremo oggi, non so, se uno c'ha uno stipendio di 1000 euro al mese, la decima è 100 euro, che l'antico bisogna portare al Tempio di Israele, e oggi, visto che Israele nell'Antico Testamento non c'è più, la decima è la propria autotassazione per i poveri. Non fare questo provoca la chiusura del cielo nei nostri confronti. Fare questo provoca l'apertura del cielo nei nostri confronti. Perché siccome Dio dà per natura, perché è amore, quando noi facciamo sulla terra quello che lui fa in cielo dall'eternità, cioè diamo, diventiamo graditi a lui, connaturati a lui, e sperimentiamo le sue benedizioni che arrivano nella nostra vita. E allora le cose cominciano ad andare bene. Riverserò su di voi benedizioni sovrabbondanti, terrò indietro gli insetti divoratori. Chi sta in campagna sa molto bene cosa significa questo, perché non vi distruggano i frutti della terra e la vite non ti asterre nel campo. Sarete una terra di delizie, dice il Signore degli eserciti. Decima. Allora, Caino e Abele offrono la decima dei frutti della terra, la decima del bestiame. Ma la decima sola non basta, deve essere anche la primizia. La primizia significa la parte migliore. Lo stipendio, la prima parte. Prima si pensa per i poveri e poi per tutto il resto. Perché? Perché Dio è più grande. Perché? Perché non si può dare a Dio lo scarto. È un'offesa nei suoi confronti. A Dio si dà la parte migliore. Prima un po' uno che ha scoperto che è importante pregare, anche necessario.
Allora, nell'arco di una giornata abbiamo 24 ore di tempo. Quando preghiamo? Uno salta la mattina, oggi devo andare dalla scuola, devo andare al lavoro. Più tardi prego. Pensando, diciamo, quando esco per fare la spesa trovo 10 minuti e 10 minuti non ci stanno. Allora, questo pomeriggio verso le 3, quando ho fatto i piatti, messo a posto tutto, e verso le 3 viene l'amica a parlare e non ci sta tempo. Alla fine uno si riduce che sta alla sera e dice un Padre Nostro a Maria con un occhio aperto, con uno chiuso, mezzo addormentato, dice manca a concentrarti e ti addormenti senza aver avuto una vera e propria esperienza di preghiera, di dialogo con Dio. Ma può essere che tra le mille faccende della giornata quella di parlare con Dio andare a finire all'ultimo posto? Perché questo? Questo è onorare Dio? Questo è dargli la primizia? Questa non è la primizia, è l'ultimizia, l'ultima parte. Perché Dio diamo lo scarto, non il tempo migliore. E questo è il nostro peccato, che non mettendo Dio al primo posto ma all'ultimo, essendo tutto più importante di Lui, alla fine noi ci troviamo a vivere una vita seguendo gli affari nostri e non facciamo mai gli affari di Dio. E alla fine troviamo che nella vita abbiamo fatto tanto, non abbiamo stretto nulla, perché non abbiamo fatto le cose sue. Ci troviamo ad essere Marta, che ha fatto tante cose, tanto che non arrivava a farle tutte, e si arrabbia perché la sorella non l'aiuta, e vuole che Gesù Cristo la rimproveri perché non l'aiuti, e invece Maria stava a sentire Gesù Cristo, ha scelto la parte migliore, non le sarà tolta. Maria ha scelto la primizia, adesso è Gesù Cristo, lui è più importante di tutti. Lasciamo perdere tutti i piatti, li facciamo stasera. Domani puzzano, non importa, li facciamo adesso, c'è Gesù Cristo, domani non ci sta, ascoltiamo Lui, ce l'abbiamo. Approfittiamo dell'occasione fino in fondo, non lasciamoci sfuggire manco mezzo secondo, perché Gesù Cristo è qui oggi con noi. Lui è più importante di tutti. Maria prende la primizia, dà a Gesù Cristo il tempo migliore, Marta gli dà lo scarto, prima di mettere a posto tutte quante le faccende sue, poi se rimane tempo parla con Gesù Cristo. Le faccende non finiscono mai. Non c'è mai il tempo di parlare con Gesù Cristo. Allora a Dio si offre la parte migliore, la primizia, i primogeniti con le carni grasse. Noi la parte migliore del nostro tempo, la parte migliore di noi stessi, perché Dio è il numero uno, perché Dio è grande, perché Dio merita questo nella nostra vita. Chi fa così riconosce chi è Dio, chi non lo fa non lo riconosce. Allora vedete come dall'inizio in due persone religiose si distinguono due spiriti diversi, religioso vero, religioso falso, ipocrita. Quello vero è semplice, innocente, il religioso falso dentro di sé concepisce il male e poi uccide quello vero. Ma si parte dal stesso punto di partenza, tutte e due da un atteggiamento religioso verso di Dio. Una volta che Caino uccide Abele, guardate che cosa succede, fa dei figli che se lui è stato cattivo, i suoi figli diventano più cattivi del padre e del nonno. Lamech dice così, che ha ucciso un ragazzo perché gli ha fatto una scalfittura. Altro che occhio per occhio, dente per dente. Questo è occhio per occhi, dente per mascella. Ha fatto una vendetta sproporzionata al danno ricevuto. Occhio per occhio, dente per dente, nella Bibbia, vedete, è una regola che ha inventato Mosè.
e serviva a mitigare la vendetta. La vendetta è questa: se tu vuoi fare una cosa, fai un po' un torto a un mafioso, a un uomo d'onore, t'ammazza, ti fa un disastro per la vendetta, non ti fa una vendetta proporzionata al torto che hai ricevuto, ti fa 100 volte peggio di quello che hai ricevuto. Perché non si può toccare un uomo d'onore? Perché è pieno di superbia, guai a toccarlo. La superbia di Lamech è superiore a quella di Caino, e per una scalfittura, per un livido, ammazza una persona. Come ti sei permesso di farmi questo? E giù un'altra volta l'omicidio. Vedete che realtà tremenda. Mosè inventò la legge occhio per occhio indipendente per dire: se uno ti fa un occhio nero con un cazzotto, tu gli fai un occhio nero, non lo accechi per vendetta. Se uno ti dà un cazzotto, tu gli dai un cazzotto, ma non massacri di botte, di calci, di pugni e lo lasci a terra con tutte le costate rotte. La regola occhio per occhio indipendente serviva per mitigare questo dilagare di cattiveria e di vendetta che è venuto nel mondo per causa del peccato delle origini. Oggi, quanto sarebbe utile già questo occhio per occhio indipendente, già questo toglierebbe un sacco di macelli che avvengono nel mondo. Quando poi viene Gesù Cristo, dice che la regola occhio per occhio indipendente non è cristiana. Quella è la legge di Mosè, dell'Antico Testamento. La sua regola è che se uno ti dà uno schiaffo, tu porgi anche l'altra. Se uno ti ruba la tunica, tu lasciagli anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un chilometro con lui, tu fai due con lui, senza che se quello che ti chiede di fare il supplemento, tu glielo fai di tua volontà. La regola è non resistere al malvagio, a chi ti fa del male. La regola è di amare il nemico, di fare del bene a quelli che fanno del male, di pregare per i persecutori, di benedire quelli che maledicono. La maledizione è un maleficio che invoca il diavolo da lui e benedici, invoca i doni di Dio su di lui. Molto di più. Allora vedete quanto è importante. Quindi breve riassunto, già fin dall'inizio vediamo che il rapporto con Dio ha due grandi vie, la decima e la primizia. Dio merita le cose migliori, a Dio è offerta la decima parte dei nostri beni. Dio poi non è che lui serve i nostri beni, è il Signore del mondo, ma qualsiasi cosa avete fatto ad uno di questi miei fratelli più piccoli avete fatto a me, dice il Signore. Avevo fame, mi avevo dato da mangiare, avevo sete, mi avevo dato da bere. La decima è per i poveri, e quello che si fa per dar da mangiare, bere materialmente, moralmente, è la nostra decima, va a finire a chi ha bisogno. E il mondo è sempre stato percorso da triste realtà della povertà, perché attraverso per esempio questo peccato delle origini qualcuno nel mondo vuole tanto, vuole troppo, vuole molto di più di quello che è necessario per vivere, e per averlo crea tanti poveri. Se qualcuno dei nostri pensionati d'oro si vuole tenere stretta la sua pensione, che prende non so 120.000 euro all'anno e anche di più di pensione, quante pensioni piccole ci vogliono per fare una pensione d'oro? Quella distribuita, quante persone potrebbe aiutare? Ma quello non da niente a nessuno, è un diritto costantemente acquisito, non si può toccare. E allora si crea la povertà e la ricchezza, un ricco e tanti poveri. Ed ecco che la carità cristiana, attraverso la forma della decima,
viene incontro per rendere giustizia nel mondo e perché ognuno abbia necessario almeno quello per vivere. Bene, dopo decima e primizia, vedete che nel mondo il male dilaga in un crescendo continuo. Il mondo senza di Dio non è che rimane neutro, c'è una sola direzione, il peggioramento, è sempre peggio. Oggi più ci si allontana da Dio, peggio è. Il mondo muore di giorno in giorno, di ora in ora, e non c'è speranza di cambiamento. Il telegiornale è un bollettino di guerra, ti fa l'angoscia a sentire tutte le notizie brutte che vengono dette. Dall'altra parte però vedete che Adamo ed Eva hanno altri figli e viene Set, viene Enos, nipote di Adamo ed Eva, e si comincia a invocare il Signore. Qualcuno in questo mondo prende una direzione diversa e va controcorrente rispetto a quello che è l'andazzo, e si comincia a invocare il Signore. Vieni, Signore, nella tua vita, vieni a cambiare il mondo. E a questo punto ci fermiamo, ci alziamo in piedi e ti chiediamo, Signore, di venire nella nostra vita a cambiare il mondo. Basta, Signore, di questo dilagare del male che era allora ed è oggi nei nostri tempi. Non se ne può più, Signore. Vieni tu a fare giustizia. Vieni a bloccare queste cattiverie, vieni a porre l'amore al posto dell'orgoglio, dell'odio, dell'invidia nel cuore delle persone. Basta di Abeli uccisi innocentemente, basta di Caini che invece vivono di orgoglio, che non commettono mai un errore, che per invidia sono disposti a fare qualsiasi cosa contro gli innocenti, contro gli indifesi. Vieni, Signore, a porre la tua giustizia su questa terra, nell'umanità, nei cuori nostri tutti. E ti invochiamo così come ti ho insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.